Afrodite, Artemide, Atena, madri e figlie dell'Olimpo, vi prego, conduceteci alla salvezza. Non possiamo perdere altre persone. Non sono chi cerchi. Sono Cassandra, una Mistios. Che succede? La mia gente è in grave pericolo. Abbiamo perso i capi e i guerrieri, e ora sono spariti anche i cacciatori. A volte le battute di caccia durano settimane, forse torneranno. Cos'è successo agli altri? Guerra. La lotta tra Atene e Sparta ha raggiunto i nostri confini. Così gli uomini hanno offerto le loro spade. Temo che coloro che sono rimasti siano caduti nelle mani dei figli di Serse. Figli di Serse? Non ne ho mai sentito parlare. Un nome particolare? I persiani rimasti dopo la battaglia delle Termopili. Non possiedono una terra, vivono nel ricordo dell'antico re. Ma loro sono molti e noi siamo rimasti in pochi. Non vorrei essere al tuo posto, ma uccidere è la mia specialità. So cacciare e seguire le tracce. Dispensi anche consigli? Non so come rivolgermi alla mia gente. Sanno che c'è qualcosa che non va e non sono sicura di come affrontare la situazione. Se sei il loro capo, allora comportati come tale. Non importa quale, ma devi scegliere una strada. Hai ragione. Devo prepararmi invece di farmi prendere dal panico. Per quanto riguarda i cacciatori scomparsi, ti andrebbe di cercarli? Cercherò i cacciatori scomparsi. Mia cugina Agnodike si è offerta volontaria per cercarli. Anche lei non è più tornata. Agnodike è andata a cercare i cacciatori scomparsi. È molto determinata. Se li ha trovati, non tornerà finché non riuscirà a riportarli a casa tutti. Cercherò anche lei. C'è sempre un accampamento di banditi. Meglio dare un'occhiata. Mi cercheranno. Devo fare attenzione. Non credevo di tornare in libertà. Quei bastardi, quei bastardi! Stai bene? Ti sembra che stia bene? Sei sopravvissuta, non si può dire lo stesso dei tuoi compagni. Era un avvertimento. Prima i cacciatori, poi il resto del villaggio. Devo andare dal magistrato e avvertirlo dei figli di Serse e dei loro piani. E io devo riscuotere la ricompensa. Ho perso molto, ma senza di te ora sarei nell'Ade insieme a mio marito. Grazie per quello che hai fatto. Rieccoti. Che notizie mi porti di Agnodike e dei cacciatori? Magistrato Perictione, ho cattive notizie. I figli di Serse si preparano a colpire. Oh, sei tu. Magistrato, la Mistios mi ha salvata da morte certa. Per il doppio della ricompensa, spero. Finalmente qui c'è qualcuno che sa come usare una spada. Ho provato a convincere Peri a costruire delle difese dalla prima volta che abbiamo visto i figli di Serse aggirarsi intorno al villaggio. Ah, questa è mia sorella, Tia. Si considera il generale in comando di Lalaia in assenza degli uomini. Prima era tuo marito a difenderci. Ora deve farlo qualcun altro. Hai sentito quello che ha detto Agnodike? Se aspettiamo che siano gli dei ad aiutarci, verremo massacrate. L'unica lingua che i figli di Serse sembrano capire è la violenza. Mistius, che ne dici se ti assoldo per proteggere il villaggio? Farò tutto il possibile. Bene, raggiungimi alla sorgente del Cefiso. Ho un'idea per occuparci dei figli di Serse. Τρισκατάρακος είμαι. Έγνοδη.